Amici, ma soprattutto amiche, è arrivato il momento di parlare, grazie, del Dynamic Duo di Oklahoma City. Cioè Westbrook e Durant, la coppia in attività in termini di numeri più forte della Lega, sono nella top 5 delle migliori coppie all time. Cioè, quindi pensavate a Waiters e Kanter, invece no. No. Prima considerazione, vinceranno qualcosa? No. Niente. Però, cazzo, quest'estate potrebbero aprirsi degli scenari molto interessanti. Ma allora non vinceranno niente. Le partite sono da giocare, il pallone è rotondo, la terra gira intorno al sole. Davvero? Oddio, che terminazione. Non so se... No! Rimangono tutti e due, vanno via tutti e due, uno dei due rimane, si fa costruire la squadra attorno a sé, fa il figo, spacca, fa numeri, contratto alto, non si sa. Beh, Durant se va via va per vincere, non credo che vada a Washington perché ti trovi di nuovo un Durant Wall, sì. Possibilità di vittoria poche. È molto simile Wall a Westbrook come gestione dei ritmi della partita. Io ho sempre sostenuto che due giocatori del genere sono troppo impattanti sull'economia di una squadra, quindi se ho Durant, tenerlo a 20 tiri a partita secondo me è riduttivo. Se ho Westbrook, non lasciargli gestire un altro numero di palloni e sprecarlo, anche perché se li prende, esatto, quindi le due cose cozzano, e dividere i possessi come abbiamo già visto ad esempio nei Big 3 di Miami non è una soluzione che paga dividendi. Due titoli per tutti i palloni, se almeno fossimo uccelli. Due titoli Big 3 di Miami. Sì, però l'anno che si dividevano i possessi non facevano una bega. L'anno in cui Bosch ha detto, raga, io allora mi metto lì e... No, certo, ci fosse un sistema, cosa che pare che Oklahoma non si può fare, perché chiami Donovan apposta e... No, questo è un discorso già fatto. Io vorrei tornare invece sul mercato, perché ci sono arrivate notizie molto certe che Durant andrà a Miami. I richiami di uccelli che stavi provando stamani. Diciamo che le possibili destinazioni sono Miami, Washington, appunto, città natale di Durant. Si vocifera di una possibilità che i Grizzlies possano prendere, cosa che però vedo remotissima. Si vocifera anche di un approdo Durant ai Lakers, ma da qualche anno in qua qualunque free agent un po' forte finisce ai Lakers. Addio amici pennuti! Tanto ormai qua tutti i professionisti, tutti insider NBA, vero? E che ci stiamo a fare noi? E quindi Scavino!